Continuiamo a parlare del nostro percorso detox. Vi ho già parlato del detox generale, che comprende quelle tre branche che sapete essere il fegato, l'intestino e il sistema linfatico. Il perché di un percorso detox l'abbiamo già spiegato ampiamente. Oggi siamo qui ad analizzare in modo più specifico perché un detox linfatico. Il sistema linfatico è una complessa rete di ghiandole e di noduli che serve per mantenere il nostro organismo pulito. Infatti regola la nostra immunità, quindi ci rende più forti perché ci ripulisce, va a svolgere un ruolo di depurazione di grosse molecole e elimina le tossine del nostro organismo. Possiamo definirlo come un aspirapolvere del nostro organismo perché aspira e elimina tutte le tossine che altrimenti andrebbero a congestionare l'organismo. Cosa succede se si congestiona l'organismo? Che è un po' quello che succede a tutti se non attuiamo giusti stili di vita e anche a una serie di integrazioni importanti. Succede che queste molecole tossiche, queste tossine si accumulano, di conseguenza i muscoli non ricevono abbastanza sangue e quindi non sono sufficientemente ossigenati, gli organi interni sono tesi e dolenti e quindi la nostra energia come prima cosa cala e quindi questo può essere già un segno di intossicazione linfatica. Dobbiamo percepirlo come un sistema di drenaggio che ci ripulisce da tanti agenti, quali funghi, batteri, malattie, da infezioni che ci possono attaccare ogni giorno. Grazie a questa pulizia noi riusciamo a mantenere un equilibrio e un sistema di difesa puro e integro. E come possiamo fare? Perché fondamentalmente è quello. Come possiamo fare a aiutare il nostro sistema linfatico? Sapete che a noi piace molto parlare di epigenetica più che di genetica. La genetica è ciò che è determinato. È così, è nei nostri geni, lo ereditiamo e ce la dobbiamo purtroppo tenere. Però esiste anche l'epigenetica, che è tutto quello che noi possiamo fare per aiutare il nostro organismo. Prima di tutto stile di vita corretto e quindi mi riferisco per esempio ad una salutare attività fisica praticata giornalmente. Questo perché? Perché il movimento stesso va a fare una sorta di massaggio al nostro sistema linfatico mantenendolo in attività. In modo parallelo, ovviamente cercando di controllare tutti quegli agenti esterni tossici che possono venire a infettarci come lo stress, come gli inquinanti, dobbiamo agire sulla nostra alimentazione. Agire sull'alimentazione, come vi ripetiamo sempre, limitando l'apporto di zuccheri e introducendo zuccheri buoni, quindi non raffinati, non processati, ma zuccheri quindi integrali, cereali integrali soprattutto. Non dobbiamo integrare niente di raffinato. E poi dobbiamo bere moltissima acqua, questo ovviamente lo sappiamo, dobbiamo privilegiare la frutta secca, i semi oleosi, i legumi, limitare l'apporto di carne rosse ad esempio e di latticini, che sono anche quelle sostanze che aumentano un pochino l'infiammazione del nostro organismo. Tutte queste cose attuate insieme a tante altre sostanze che la natura ci offre per depurare il nostro sistema linfatico, quale può essere il meliloto, ricco in cumarine, che ha un'azione antiedema e depurativa, ma anche la betulla, l'ortosifon, tante sostanze che possiamo tutti i giorni integrare per mantenere in buona salute il nostro sistema linfatico.